Dopo un inverno segnato dall'allarme smog e soprattutto dallo scandalo Volkswagen, la decisione del Parlamento europeo ha del clamoroso. Nessun abbassamento del limite alle emissioni nocive delle automobili, anzi, i nuovi paletti sono alti, molto più alti di quanto previsto dalle norme attuali, più del doppio. Ancora una volta gli interessi commerciali di settori economici prevalgono quindi sugli interessi della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Ed è sorprendente che questo avvenga per opera del voto di un Parlamento europeo eletto dai cittadini. Per fortuna non vengono toccati i limiti di concentrazione, quelli ammissibili per la salute umana, però potranno circolare veicoli più inquinanti di quelli previsti. Quindi paradossalmente ci sarà maggiore il rischio di domeniche a piedi o di provvedimenti così estemporanei per tutelare la salute dei cittadini. La cosa che preoccupa è che questo non sia un primo passo che poi porti a una revisione anche di questi limiti, perché a questo punto la situazione sarebbe veramente molto molto grave. Dietro al voto del Parlamento quindi ci sono le lobby automobilistiche travolte dallo scandalo Volkswagen. Secondo una legge del 2007 i nuovi standard avrebbero dovuto entrare in vigore nel 2015, ma gli europarlamentari hanno deciso di rimandarli a tempo indeterminato, pur introducendo nuovi metodi di controllo ed evitando alle case automobilistiche di fatto nuovi investimenti in veicoli meno inquinanti. Se basta il voto di un Parlamento per cancellare decisioni già prese a tutela dell'ambiente, possiamo pensare come gli accordi volontari per il clima previsti dall'accordo di Parigi possano essere smentiti da altrettanti voti negativi dei Parlamenti nei prossimi anni.